Aluber è la rivoluzione dei trasporti nella sanità a Napoli, una piattaforma digitale, la prima a livello internazionale, che ha rivoluzionato il settore della logistica sanitaria. Lo sguardo è alla Silicon Valley, il regno delle start-up e delle società internazionali specializzate in tecnologia, ma i piedi sono saldamente ancorati nel territorio napoletano, precisamente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove ha sede l'azienda di Guido Burelli, che abbiamo incontrato e che ci racconta come funziona questa rivoluzionaria piattaforma digitale che consente di poter disporre di trasporti in materia sanitaria in maniera rapida, precisa, puntuale, avendo anche consapevolezza di quelli che possono essere i costi, ma soprattutto i tempi di attesa. Guido Burelli, 34 anni, da 3 amministratore unico dell'omonimo gruppo che nel 57 suo nonno fondò in via Repubbliche Marinare. Se gli si chiede dove sia il suo quartier generale, proprio di fronte all'uscita della Circumvesuviana di via Murelle, non si perde in chiacchiere e rilancia sulla strada dell'Apple Academy. Un sussulto di orgoglio che proviene, come viene citato in un articolo del Denaro. Egli ha ricevuto il premio SMAU 2018 alla principale fiera italiana dedicata all'innovazione tecnologica proprio per questa applicazione, Saluber, la prima digital app in Europa per la gestione della logistica sanitaria ma anche del turismo accessibile. Una piattaforma che viene gestita da intermediari come farmacisti, assicurazioni, cliniche private, medici di base, che consentirà dunque di prenotare le corse dirette o programmate per i propri clienti. Inoltre sarà possibile inviare all'utente un SMS con i dettagli della corsa e un link per l'accesso alla geolocalizzazione del mezzo. Sarà possibile controllare ogni intervento dal punto di partenza e di destinazione, emettendo tra l'altro a fine corsa un referto digitale con i dettagli della prestazione erogata. Ascoltiamo Guido Burelli ai nostri microfoni. Guido Burelli del gruppo Burelli, che rappresenta un'azienda di San Giovanni a Teduccio, leader nella logistica sanitaria e nel soccorso stradale, ci spieghi quali sono le innovazioni introdotte da questa app Salube nel settore proprio del trasporto e della logistica sanitaria. Primo sistema digitale in Europa per avere medici e medicine a domicilio. Per l'appunto Saluber è una piattaforma digitale che permette di prenotare, geolocalizzare e quindi seguire tutto il processo di svolgimento del servizio in maniera digitale. Attraverso un tablet per gli operatori che consentono all'utenza di prenotare i servizi e attraverso un smartphone, un cellulare, il cliente finale che in qualche modo può in tempo reale vedere il mezzo di trasporto che ha prenotato, quanti minuti, quanti secondi impiegherà, diciamo, all'arrivo della destinazione. La piattaforma praticamente in questa prima fase è prevista per un'utenza praticamente che noi abbiamo chiamato intermediari. Chi sono gli intermediari? Sono le farmacie, sono i medici di base, sono cliniche private, sono centri di riabilitazione che praticamente hanno il front-end praticamente dell'utente. Abbiamo previsto in questa prima fase di coinvolgere questi appunto attori che abbiamo chiamato intermediari per incominciare a testare, diciamo, questa piattaforma. La piattaforma ha una duplice operatività, sia in ambito sanitario che in ambito di turismo accessibile. Noi abbiamo pensato che in una città come Napoli, in una regione a grande vocazione turistica, qualcosa che va a, come dire, mettere in condizioni il disabile o il turista disabile che vuole venire qui a vedere le bellezze del territorio, questa piattaforma è in grado in qualche modo di dare un grande supporto in termini di logistica, di assistenza. Penso a un dializzato che viene in crociera e arriva al porto di Napoli, ha bisogno di fare, diciamo, il trattamento dialitico, si pone il problema dove devo andare, come ci devo andare. Attraverso questa piattaforma lui è in grado anche il giorno prima di prenotare un servizio di trasporto e assistenza presso, diciamo, il centro di dialisi in tutta autonomia e
diciamo, come dire, senza doversi preoccupare poi più di tanto. Nasce la sezione del turismo accessibile perché credo che in Italia si stia sviluppando questo nuovo mercato del turismo sanitario che è in forte crescita, e credo che un territorio così a grande vocazione turistica deve necessariamente cavalcare l'onda. Secondo noi uno dei tanti problemi che affligge poi un paziente è quello di perdere molto tempo a trovare lo specialista, e in qualche modo poi nasce quell'ansia di attesa, sta venendo, non riesce a trovare l'indirizzo. Con questa piattaforma, che è previsto un focus molto attento sull'assistenza domiciliare, permette praticamente di vedere in tempo reale l'infermiere che deve fare la terapia, il medico che deve venire a fare la visita, in tempo reale quanto tempo impiega. Oppure immagino tanti professionisti che hanno i genitori anziani, gli prenotano praticamente l'assistenza infermieristica o la visita medica, in tempo reale riesce a vedere il medico che praticamente è arrivato a casa o l'infermiere che sta facendo la terapia. In questa prima fase test ci stiamo anche, come dire, sviluppando tutto un focus affinché poi a fine del trasporto e dell'assistenza l'utente finale venga in qualche modo anche, come dire, dettagliato con una sorta di certificato relazione su tutte le attività svolte. Naturalmente tutto in maniera digitale, quindi o attraverso mail o attraverso messaggio sul cellulare. La piattaforma Saluber si è aggiudicato il premio Innovazione SMAU a novembre dell'anno scorso, e devo dire, al di là poi del riconoscimento comunque di un'organizzazione importante a livello internazionale, ma stiamo ricevendo anche veramente molti feedback positivi proprio dagli operatori, dagli stessi farmacisti, dagli stessi medici di base, perché si parla di industria 4.0, si parla di questa era digitale, ma comunque poi nella parte, come dire, proprio di servizi pura, devo dire che abbiamo trovato un po' di carenze. Devo dire, noi siamo stati forse i primi, soprattutto in ambito logistico sanitario, a mettere in piedi una cosa del genere. Questi sono praticamente i totem presenti all'interno delle figure intermediarie, che quindi appunto farmacisti, cliniche private, centri di riabilitazione e punti di aggregazione turisti. Quando una persona prenota un servizio attraverso l'intermediario, vengono formulate una serie di domande all'inizio del servizio: se la persona necessita di un'assistenza particolare oppure ha un peso e necessita di una barella per grandi obesi, o se è un trasporto di tipo neonatale. Attiviamo praticamente la prenotazione inserendo il domicilio o il luogo di prelievo del paziente e inseriamo il luogo di destinazione finale. Il sistema ha un'anagrafica che permette anche di recuperare dei pazienti che già hanno usufruito della piattaforma, e con piccoli passaggi in pochi secondi siamo già in grado di generare la prenotazione del servizio. In questo caso stiamo facendo una simulazione di un paziente che deve essere prelevato qui a Napoli e portato presso una struttura, diciamo, sanitaria. Il sistema praticamente cerca il mezzo più vicino in caso di trasporto e dopo pochi secondi è in grado di stabilire qual è il mezzo più vicino e che genera anche la tariffa in qualche modo più utile al paziente. Si paga con carta di credito, quindi con questo sistema che genera il pagamento, e un pagamento che viene naturalmente tracciato. Contemporaneamente arriva un SMS sul cellulare del paziente, quindi ecco qui transazione, inseriamo il PIN. Ecco qua, con pochi semplici passaggi praticamente si effettua il pagamento e parte praticamente il servizio. L'ordine è completato e in qualche modo in questo momento il tablet comincia a tracciare il mezzo di soccorso o il mezzo praticamente che trasporta il professionista, l'infermiere medico che deve fornire l'assistenza.
fornisce praticamente in tempo reale sia la mappatura del percorso sia i minuti di intervento. Facciamo la fine corsa e a fine corsa praticamente arriva un SMS sul telefono del paziente o di chi ha attivato il servizio. Ecco qui, Saluber a destinazione, e in questo senza stress e senza particolare difficoltà si è riusciti a organizzare un servizio di trasporto di un paziente.